oggi vi parlerò delle mie impressioni su questo prodotto, e cioè il ritocco perfetto dell'Oréal, che è lo spray per, diciamo, coprire temporaneamente la ricrescita nel momento in cui si cominciano a vedere i capelli bianchi, ma magari non si è avuto il tempo di procedere con la vera e propria tinta. Siccome quando ho postato la foto su Instagram e su Facebook di questa bomboletta, in tante mi avete chiesto di farvi sapere le mie impressioni, l'ho usato un paio di volte, quindi adesso appunto condivido con voi le mie prime impressioni. Innanzitutto vi dico che questo prodotto io l'ho comprato da Tigotà. L'ho pagato 10,75 € per 75 ml. Secondo me è tanto, anche perché vedete, cioè, la bomboletta è piccolina proprio. Comunque, questo è il suo prezzo. Fatemi sapere voi se magari l'avete visto o l'avete comprato ad un altro prezzo in qualche altro punto vendita. È indicato come bastevole per 30 applicazioni, quindi fino a 30 applicazioni. Io ho comprato questo qui, e cioè i castani. C'è quello per i biondi, per i castani, diciamo medi, non troppo scuri. Poi mi sembra che ci sia i bruni e i mori, credo. Quindi dovrebbe essere uscito in quattro colorazioni. Allora, io ho i capelli di mio di un castano medio, che diventa un pochino più scuro perché la tinta che io faccio sempre ormai da anni è questa qui, la colorazione 4, ok? Quindi è un castano medio. Castano medio con riflessi ramati, riflessi caldi comunque. Allora, cosa ne penso di questo prodotto? Io adesso ormai ho fatto la tinta, ho fatto la tinta tipo una settimana fa, quindi non si vede più la ricrescita, ovviamente. Però io faccio la tinta una volta ogni 3-4 settimane, arrivo difficilmente alla quarta settimana perché i capelli mi crescono piuttosto velocemente. E andando io verso i 42 anni, ormai di capelli bianchi ne ho parecchi, per cui la ricrescita è piuttosto evidente. Per cui quando è uscito questo prodotto ho detto vai, vai che come rimedio d'emergenza sicuramente può tornare molto utile. Allora, l'erogatore si presenta fatto in questo modo qui. Quindi con un applicatore, lo vedete, molto 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 sottile per andare a intervenire proprio esattamente, adesso ho bisogno dello specchio, esattamente nel punto dove serve, cioè praticamente la scriminatura, no? Cioè il punto dove i capelli si dividono facendo la riga. È indicato di usarlo a circa 10 cm di distanza e di non usarne troppo, perché già una piccola quantità è sufficiente, almeno questo è quello che c'è scritto sulla bomboletta. Dunque, devo dire che l'applicatore è piuttosto comodo perché effettivamente permette di centrare esattamente il punto in cui il prodotto deve andare. Però è un po' duro da premere, per cui nelle 2 volte che io l'ho applicato ho avuto un po' poco controllo, nel senso che tende non a fare un bello spruzzo continuo, ma siccome appunto l'applicatore è un po' duro da premere, tende a fare degli spruzzetti a macchie. Quindi io procedevo con l'applicazione facendo tipo uno spruzzettino, un altro spruzzettino, fino a coprire tutta la ricrescita, insomma, su tutta la riga. Quindi questo secondo me, quindi l'applicatore in sé è comodo, è un po' duro da premere, quindi questo complica un pochino la situazione. Per coprire copre, sicuramente non ne serve tantissimo, copre i capelli bianchi assolutamente, ovviamente è una colorazione temporanea, per cui è indicato di usarlo su capelli già pettinati perché nel momento in cui lo applicate non dovete più toccare i capelli, perché se li andate a pettinare, cosa che io ho fatto una volta, è come se questa patina sostanzialmente che viene spruzzata sui capelli un po' si disgregasse e diventa ancora più opaca, perché uno dei problemi che ho rilevato con questo prodotto è che mentre i miei capelli sono naturalmente leggermente riflettenti, vedete, hanno una minima lucidità,
Questo prodotto invece rimane completamente opaco, per cui in qualche modo, se siete, soprattutto se siete sotto una luce forte, quindi o sotto il sole o sotto una luce artificiale che vi colpisce direttamente in testa, secondo me un po' la differenza si nota. E nel mio caso si nota anche la differenza di colorazione, perché questo, nonostante sia indicato per capelli castani medi, diciamo, è più scuro dei miei capelli. Quindi bisogna proprio metterne proprio poco, per evitare che si veda comunque uno stacco, che non è più quello della ricrescita, ma è quello di una parte ben più scura, qui al centro della testa, insomma. Quindi, sì, non proprio piacevolissimo, ecco. Quindi, dicevo, questo prodotto va a formare una sorta di patina. Quindi i capelli sono leggermente più opachi e se li andate a tastare sono come un po' stoppacciosi, che non è proprio una bellissima sensazione. Quindi veramente nel momento in cui lo applicate dovete poi lasciare i capelli esattamente così come sono, senza andare a tocchignare, perché poi se no la situazione peggiora. Il prodotto poi allo shampoo successivo viene lavato via perfettamente senza lasciare alcun residuo. Ovviamente nel mio caso, visto che appunto ho preso una colorazione castana, bisogna stare attenti perché macchia sia i tessuti che la pelle. Però in entrambi i casi, devo dire la verità, mi è caduta qualche gocciolina di prodotto sulla pelle, un po' qua sulla fronte oppure qui sulle mani. Basta sciacquare con acqua e il prodotto va via tranquillamente, non serve neanche usare il sapone. Per quanto riguarda i tessuti, basta un semplice lavaggio in lavatrice, insomma, e quindi non c'è nulla di irreparabile. Cos'altro vi posso dire? Quindi alla fine, strucca, cosa ne penso di questo prodotto? Penso che sia proprio un rimedio d'emergenza, l'ultima spiaggia, ecco, diciamo così. Se proprio avete un appuntamento importante e non avete avuto il tempo di farvi la tinta e non volete sembrare così un po' trasandate, disordinate, vabbè, questo può essere un rimedio d'emergenza abbastanza valido, perché comunque il suo mestiere lo fa. Coprire copre, che è la cosa fondamentale. Dopodiché è proprio un rimedio d'emergenza, perché io non lo userei in altre situazioni assolutamente, perché insomma l'effetto che fa sui capelli non è proprio bello, quindi vabbè, se proprio non potete farne a meno, ok, potete usarlo, e anch'io comunque continuerò ad usarlo perché ormai l'ho comprato, però insomma avere quella mezz'oretta per farsi la tinta e avere i capelli tutti dello stesso colore e tutti più o meno della stessa consistenza, secondo me è meglio. In ogni caso, insomma, non sempre si ha il tempo e il modo, ci sono tante cose da fare nella vita, e quindi vabbè, questo prodotto ci può venire incontro, però insomma ci sono secondo me ampi margini di miglioramento. E basta, tutto qua. Fatemi sapere se voi l'avete provato ed eventualmente in quale colorazione, e se si adattava bene al colore dei vostri capelli, oppure se non l'avete acquistato, se magari non so, pensate di acquistarlo. Insomma, come al solito io vi invito come sempre a lasciarmi i vostri commenti, oggi mi stava cadendo la bomboletta qui sotto. Spero di esservi stata utile con questo video, quindi vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo alla prossima.